Il nuovo anno a Messina non ha portato via i rifiuti che restano accatastati sui marciapiedi e sulle strade. Intanto tiene ancora a banco la polemica sulla TARES, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il gruppo Felice per Messina, nel corso di una conferenza stampa, ha invitato i cittadini a pagare la tassa, altrimenti salta il bilancio comunale. L'amministrazione però deve assumersi le sue responsabilità e garantire quelle riduzioni previste nel regolamento. Nel corso dell'incontro è stato spiegato ancora una volta perché il Consiglio Comunale ha scelto di appoggiare l'amministrazione a Corinti nella scelta di introdurre una tassa che sta scatenando la rivolta dei messinesi. I consiglieri Giuseppe Santalco, Claudio Cardile e Carlo Cantali hanno effettuato anche delle ispezioni alle isole ecologiche e segnalato che in città mancano 1200 cassonetti. Noi abbiamo votato per senso di responsabilità il regolamento TARES introdotto dalla legge del governo Monti 201/11. Noi la conferenza stampa che abbiamo fatto quest'oggi è stata per presentare quelle che sono le difficoltà che ci sono nel servizio di raccolta differenziata. Abbiamo fatto un sopralluogo nelle isole ecologiche, ci siamo resi conto che Messina Ambiente e la società che gestisce i rifiuti dispone di mezzi obsoleti. Le isole ecologiche non sono funzionali per come dovrebbero esserlo e pertanto si prospetta un 2014 ancora all'insegna di disservizi, e per questo i cittadini sono gravati di una tassa che secondo noi è iniqua. Il Consiglio Comunale non poteva esimersi dal non votare il regolamento TARES, perché ripetiamo, la legge non l'abbiamo introdotta noi, intanto perché avrebbe compiuto un danno erariale nei confronti dello Stato e dopodiché perché non si poteva redigere il bilancio di previsione, che è un atto obbligatorio per la vita della macchina amministrativa, per cui questo è l'amministrazione, diciamo, che deve provvedere a trovare delle alternative che c'erano, così come sono state fatte a Catania, sono rimasti intarsi, però sono riusciti comunque a coprire.